I numeri non sono ancora definitivi, ma gli organizzatori parlano già di presenze record, ben oltre le 80.000 dell'anno precedente, per la 48esima edizione di AgriUmbria, la mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione che si è da poco conclusa all'Umbria Fiere di Bastia Umbra. D'altronde l'offerta espositiva e convegnistica è stata anche quest'anno veramente imponente, con numerosi incontri pubblici e seminari tecnici e quasi 500 espositori dislocati nei 70.000 metri quadrati del centro fieristico. L'agricoltura è una parte centrale della nostra economia e del nostro lavoro, ma è anche identitaria dell'Umbria, perché l'agricoltura è il lavoro, è la qualità dei nostri prodotti, è l'identità anche del nostro territorio, ma l'agricoltura è anche salvaguardia dell'Umbria, del suo paesaggio, ed è anche un pezzo di piccole e medie imprese meccaniche, industriali che si sono sviluppate in connessione con la filiera agricola. Ormai polo di attrazione di livello nazionale, AgriUmbria si conferma e lo dimostra la vivacità commerciale delle contrattazioni, una grande vetrina dove le aziende possono mettere in mostra i propri prodotti e soprattutto proporre il meglio nel campo dell'innovazione tecnologica e meccanizzazione agricola. Centrale come sempre poi il comparto zootecnico, con circa 600 capi di diverse razze di bovini, oltre a suini, ovini e migliaia di animali da cortile, ma anche mostra ad hoc, rassegne e concorsi. È il momento per fare il punto sia sull'innovazione in termini di possibilità di cogliere tutto quello che la migliore ricerca mette a disposizione, ma anche un confronto sulla nuova PAC e sui nuovi bandi che lo sviluppo rurale da qui al 2020 sarà in grado di sostenere la diversificazione delle produzioni aziendali e i giovani e il bisogno di dare sempre più prodotti di qualità. E le occasioni di riflessione sul futuro del settore agricolo non sono mancate, grazie anche all'iniziativa delle associazioni di categoria regionali, Confagricoltura, Coldiretti e CIA. Si è così parlato e discusso dei sostegni che il PSR per l'Umbria 2014-2020 mette a disposizione dei giovani per il primo insediamento e per investire negli agriturismi, di quali possano essere le nuove opportunità di reddito per l'impresa agricola, ma anche di Made in Umbria, agroalimentare di qualità ed export. Siccome noi abbiamo in questo settore, come in altri settori, prodotti e produzioni e caratteristiche molto importanti e di grandissima qualità, dobbiamo fare sempre più in modo che si affermino sui mercati internazionali, quindi fuori dall'Umbria. Questo si può fare in molti modi, innanzitutto cercando di collegarsi. Cioè non disperdere energie, l'Umbria è piccola, noi dobbiamo caratterizzarci per mettere insieme tutte le iniziative del pubblico, la regione, Sviluppo Umbria, e dei privati, dei soggetti privati in carne ed ossa, i coltivatori per esempio oggi, che hanno appunto dei prodotti di qualità e sono interessati a questo.